Perché organizzare un evento formativo sul tema tra rapporto tra scienza e prova? Ma l'incontro sul tema rapporto fra scienza e processo nasce nell'ambito di eventi formativi che la Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo organizza, oltre ai corsi di preparazione e di accompagnamento nella pratica forense. Il senso è trovare una riflessione più attenta su un tema fondamentale, che è quello appunto del rapporto tra scienza e processo. Il processo di per sé è un'analisi critica di un'ipotesi astratta rapportata a un'ipotesi concreta. Dunque il metodo critico dovrebbe essere proprio del processo ogni volta che si celebra. Poi in alcuni casi noi abbiamo un metodo scientifico che consente di risolvere con certezza, apparente certezza, un problema, non so, un'impronta dattiloscopica, il DNA che ormai è noto, dell'indagine di carattere informatico. Però non è solo in questo caso che la scienza conta, perché la scienza, l'analisi psicologica può aiutare anche nel caso, ad esempio, di valutazione della testimonianza. Quindi sempre il processo ha un portato critico. Dobbiamo capire quando è più difficile che questo portato riesca a entrare nella valutazione del giudice, dove quindi l'analisi di una deposizione, di una dichiarazione di accusa sfugge a degli elementi certi o quantomeno di logica abbastanza certa che possano aiutare il giudice a decidere. Quindi su questa riflessione noi vogliamo portare i nostri colleghi a fare un incontro oggi pomeriggio. Dottoressa, sono moltissimi ormai i casi in cui i chiamati a testimoniare sono minori. Ecco, l'età può incidere sulla loro testimonianza? Sì, l'età per il nostro ordinamento non incide di per sé sulla capacità a testimoniare. Il minore è un soggetto capace di testimoniare. Ci sono però alcuni reati in cui i minori sono coinvolti, sono reati che sono reati a sfondo sessuale, violenze sessuali o atti sessuali contro minori, per i quali si ritiene opportuno un apporto delle scienze psicologiche, sia in una fase iniziale di valutazione della idoneità della testimonianza, sia proprio nella fase di assunzione della testimonianza del minore. In base alla sua esperienza, quanto entra attualmente la psicologia nelle aule di tribunale? Sì, la psicologia entra nelle aule dei tribunali soprattutto attraverso la forma di incidente probatorio. Incidente probatorio è una forma di assunzione della prova preventiva, prima del dibattimento è garantita, in cui il giudice si avvale di un esperto nella psicologia, soprattutto nell'audizione del minore, cioè nel sentire i minori sui fatti che sono successi e nel fare delle domande che siano corrette. Ecco, in questa fase l'apporto dell'esperto è fondamentale, perché il giudice non sempre ha la competenza o può averla per interrogare un soggetto minore, mentre l'esperto sa che il minore può essere suggestionabile, che ci possono essere delle domande che, se mal rivolte, non raggiungono lo scopo di accertare la verità dei fatti, ma anzi possono per sempre renderne impossibile l'accertamento. Quindi, a mio avviso, sempre sotto il controllo del giudice, delle parti, nel contraddittorio, che è la forma garantita dall'incidente probatorio, sarebbe sempre più necessario avere degli esperti qualificati che sanno e adottano le linee guida, quali la carta di noto e altre linee guida riconosciute anche da sentenze di Corte di Cassazione, per rendere sempre più efficace e valido ai fini probatori l'interrogatorio del Dottoressa, in cosa consiste la scuola forense e qual è la sua missione? La Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati è stata istituita lo scorso anno ed è una scuola che si ripropone di formare i futuri avvocati con il metodo avvocati che formano nuovi avvocati. Ma non solo questo, quindi non solo cura l'accesso alla professione, fa anche formazione per coloro che sono avvocati, quindi si occupa anche della formazione continua e oggi assistiamo al primo evento organizzato dalla Scuola Forense che si è formata lo scorso anno. Ce ne saranno altri in programma? Assolutamente sì, la Scuola Forense che ha un suo comitato scientifico e un suo direttivo che sono stati nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, si occupano appunto di questa formazione, quindi organizzeranno anche altri eventi sia in ambito civile che in ambito penale e si promettono appunto di organizzare degli eventi di qualità.